Ciao, ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Oggi tutorial in collaborazione con Cobiz. Ho scelto diverse cosine interessanti dal sito di Cobiz e adesso vi mostro cosa ho realizzato. Ho realizzato il modulo Cheope ed eccolo qui. Questo è il modulo Cheope. Sono partita da un semplice triangolo lavorato al peyote e poi l'ho decorato in questo modo, facendo diventare appunto il triangolo lavorato al peyote un'incastonatura, perché all'interno, non so se si nota, c'è un rivoli da 18 mm. I materiali sono davvero molto semplici perché oltre al triangolo, eccolo qui, lavorato appunto al peyote in due colorazioni differenti di Delica, se vi siete persi appunto il tutorial per realizzare il triangolo, ve lo lascio qui nella i di informazione. Il ciondolo dei doni della morte, lì vi ho spiegato passo passo come realizzare appunto un triangolo al peyote. Una volta realizzato il triangolo, sono andata a decorare con le tila prese appunto sempre dal sito di Cobiz, le rocaille 110 e 150 prese sempre dal sito, e poi ho aggiunto dei bicono Swarovski che non possono mai mancare. Vi illustro in dettaglio i materiali. Queste sono le tila prese appunto dal sito di Cobiz ed sono appunto l'articolo TL0519, una bellissima colorazione rosa molto tenue. Le avevo prese anche in questa bellissima nuance di questo verde molto chiaro, e queste sono le TL2560. Tutti i prodotti vi lascio i link ovviamente in descrizione. Poi ho preso anche le rocaille 110, che sono quelle lì che ho utilizzato appunto per il modulo Cheope, e queste sono le 421 della Toco. Per quanto riguarda le 15.0, ho preso questo bellissimo verde molto intenso e queste sono le 44 sempre della Toco. Vado ad utilizzare un chiodino per creare l'asolina al nostro pendente, vedete sul retro, ho creato l'asolina con un chiodino. Poi vado ad utilizzare tre bicono Swarovski da 4 mm. Per quanto riguarda la parte centrale, cioè il rivoli, questo qui, come vi dicevo prima, ho inserito un rivoli da 18 mm, ma volendo, con la stessa identica lavorazione, senza apportare alcuna modifica, possiamo inserire un rivoli da 16 mm. Oppure una goccia da 24x18 senza apportare alcuna modifica allo schema. Per quanto riguarda invece il rivoli da 14, che è questo qui, e la goccia da 18x13, in questo caso qui, invece di realizzare una sola decorazione, questa decorazione qui con le tila va fatta anche sul retro, in modo da contenere ovviamente un rivoli più piccino. Quindi questa è la modifica da effettuare in base a quello che avete in casa a disposizione. È molto molto versatile perché ovviamente, come dicevo prima, possiamo inserire sia un rivoli e sia una goccia in diverse misurazioni. Buon tutorial! Ritrovo a fuoriuscire esattamente da questa delica qui. Aspettate che zoom un pochettino in modo da mostrarvi per bene tutta la lavorazione. Fuoriesco appunto da questa delica qui, che poi è la seconda sporgente del triangolo. Nel primo, nel secondo e nel terzo spazietto andrò ad inserire una rocaille 15-0, precisamente il primo spazietto, secondo e terzo spazietto. Quindi, siccome sono nel secondo spazietto, inserisco una rocaille 15-0 sul mio ago e rivado nella delica Salmon che viene subito dopo. In questo modo, anche nel terzo spazietto, stesso discorso, sempre una rocaille 15-0 e arrivato nella delica che viene subito dopo. A questo punto, nel quarto spazietto, vado ad inserire una rocaille 110, quindi rocaille 110 e arrivato in quella che viene subito dopo. Nuovamente questo passaggio, quindi arrivato sempre nella delica che viene subito dopo e di nuovo una 110 e rivado nella delica che viene subito dopo. Ed ecco qua. Adesso le ultime tre vado ad inserire di nuovo una 15 e rivado nella delica che viene subito dopo. Di nuovo una 15 e rivado nella delica che viene subito dopo. Di nuovo una 15 e rivado nella delica che viene subito dopo. Ovviamente ricordiamo che qui manca appunto una rocaille 15-0 verde in questo punto qui.
A questo punto io mi ritrovo a fuoriuscire da questa delica qui, ripasso anche in questa interna, inserisco una rocaille 11.0 e rivado nella delica accanto, in questo modo. Adesso nuovamente nei primi tre spazietti una rocaille 15.0. Centrale andrò ad inserire le 3 rocaille 11.0 e di nuovo le 3 rocaille 15.0 per andare ad inserire nuovamente una rocaille 11.0 sulla punta del nostro triangolo. Effetto questi passaggi e ritorno da voi. Questa è l'ultima rocaille 15.0 inserita appunto sul lavoro. Adesso vado ad inserire una nuova 15.0 verde e rivado nella 15.0 subito dopo. In questo modo. Adesso inserisco sul mio ago una 15.0, una tila, 3 rocaille, questa qui è la sequenza. Porto il tutto alla fine del filo, rientro nel secondo foro della tila e tiro il filo. Di nuovo una 15.0 e rivado nella 11.0 centrale, cioè questa. E tiro in questo modo. Di nuovo una 15, una tila e 3 rocaille 11.0, le porto alla fine del filo ed eccole qua. Rientro nel secondo foro della tila, una 15.0 e rientro nella prima 15.0. Tiro per bene il lavoro. E questa è la lavorazione al momento. Adesso una 15.0 sul nostro ago e rientro nella 15.0. Una nuova 15.0 e rientro nella 15.0. Rientro anche in queste due deliche e rientro nella rocaille 11.0. Inserite nuovamente questa sequenza, 15 tila e 3 11.0, portate il tutto alla fine del filo, rientrate nel foro della tila, nel secondo foro, di nuovo 15 e rientrate nella 11.0, ovviamente andando in direzione opposta e tirate. E questa è la lavorazione. A questo punto inserite l'ago in questa delica qui, questa rosa, in questa salmone e ripassate nella 15.0. Vado a ripetere questi passaggi per tutti i lati, ricordando appunto che qui manca una 15.0 qui e poi vado a rifare i medesimi passaggi per tutti i lati. Questo è il risultato, ho inserito appunto tutte le tila e tutte le rocaille 15.0 e 11.0. Adesso sono fuoriuscita da questa tila qui, questa laterale, la prima, e sono ripassata anche nelle prime tre rocaille 11.0. A questo punto inserisco sul mio ago e sul mio filo una rocaille 11.0, un vicono Swarovski da 4 mm e una rocaille 11.0. E rientro nelle prime due rocaille 11.0 della seconda tila, in queste due, e tiro il filo in questo modo. Adesso con l'ago e con il filo rientro nella perlina centrale, questa qui, della terza tila, solo nella perlina centrale, in questo modo. Rientro anche nella perlina centrale della quarta tila, eccola qua. E tiro il filo. A questo punto inserisco una 15.0 sul mio ago e rientro nuovamente in queste tre perline, cioè la prima, la seconda e la terza, le perline quelle lì sporgenti delle tila, quindi solo in queste ultime tre. Quindi ripasso in queste ultime tre perline ed eccomi qua e tiro bene il filo. A questo punto scendo con l'ago e con il filo anche in questa perlina qui, vedete che poi è la perlina laterale di questa tila, e
in questo modo, e questo è il lavoro al momento. Inserisco nuovamente una 11, un bicono e una 11 e rientro nelle prime due rocaille 11-0 di questa tila. Quindi rientro in queste due rocaille e tiro il filo. A questo punto vado di nuovo a ripetere il passaggio dell'angolo, quindi ripasso nella 11-0 questa qui centrale, ripasso in quest'altra 11 centrale di quest'altra tila e tiro il filo. Inserisco una 15 e rientro di nuovo in queste tre perline. Ecco qua. E adesso riscendo nuovamente in questa perlina qui, laterale. Ed ecco qui la sequenza e rivado di nuovo in queste due perline, queste due 11-0. E questo è il risultato al momento. Prima di chiudere anche questo lato, ripassando ovviamente in queste tre rocaille sporgenti e inserendo appunto la 15-0 come abbiamo realizzato appunto in questi due punti, decido che tipo di rivoli, che misura di rivoli inserire all'interno della lavorazione. Come vi dicevo all'inizio del video, è possibile inserire diverse dimensioni. Per quanto riguarda i rivoli, possiamo inserire un rivoli da 16, che è questo qui, 16 mm fucsia, possiamo inserire un rivoli da 18 mm e possiamo inserire anche una goccia da 24x18, che è questa qui. Vanno bene entrambi, tutti e tre, non necessitano di un retro, perché vi mostro. Per quanto riguarda la goccia, questo è il risultato, basta ripassare in queste tre perline e stringere per bene la lavorazione. E quindi questa è la goccia da 18, da 24x18 e questo è appunto il retro, come si presenta appunto sul retro. Per quanto riguarda il rivoli, questo è il rivoli da 16, stesso identico discorso, vado a stringere per bene tutta la lavorazione. Una volta chiusa per bene la lavorazione e ripassato all'interno, il rivoli tende a bloccarsi, vedete? Invece, per quanto riguarda il rivoli da 18, stesso identico discorso. Io andrò infatti a inserire un rivoli da 18, eccolo qua, e stesso identico discorso, una volta ripassato sul retro, il rivoli resta bloccato. Questa è la versione finale con il rivoli da 18, io preferisco inserire questa tonalità di rivoli. Per quanto riguarda il rivoli da 14 mm, cioè questo, e la goccia da 18x13, in questo caso qui bisogna realizzare anche il retro. Il retro lo si può realizzare nel medesimo modo, cioè realizzando tutti i passaggi, partendo appunto dalle 15.0, dalle 11.15.0, poi l'inserimento delle tila e poi questa chiusura finale. L'unica variante per il retro è quella, invece di inserire i bicono da 4 mm sul retro, andate ad inserire delle rocaille da 8-0. Quindi l'unica variante è quella per realizzare appunto il retro per poter incastonare o un rivoli da 14 o una goccia da 18x13. Ed ecco qui il modulo Keop è terminato. Ovviamente questo modulino è adatto sia per realizzare una collana, tanti moduli Keop tutti collegati, o anche solo un pendente, o anche come modulo per degli orecchini, perché no? Per quanto riguarda la zolina, non l'ho realizzata in perline perché ho pensato a questa variante qui, un piccolo chiodino con il finale a pallina inserito all'interno del peyote nella parte delle ribbon e poi andiamo a realizzare appunto l'asolina. Queste sono sempre le pinze prese dal sito di Cobiz, quindi vado a realizzare l'asolina in questo modo e poi ovviamente con la pinza a punte coniche taglio un attimino il filo, questo pure l'ho prese sempre da Cobiz. Ok, taglio un pochettino e poi vado a realizzare l'asolina con le pinze a punte coniche.
È davvero molto versatile come modellino. Io spero che questo tutorial sia stato di vostro gradimento. Lasciatemi un like e un commentino di supporto. Se replicate il modulo Cheope, taggatemi nei vari social. Mi fa davvero piacere vedere le vostre riproduzioni. Io come sempre vi saluto, un bacione e alla prossima con nuove creazioni. Ciao, ciao a tutte!